Ciao a te e a tutti ciurma e benvenuti da Gigrina in questa nuovissima reaction. Ebbene ragazzi, quest'oggi cambiamo genere, ok? Perché come ben sapete, essendo io amante del cinema e tra l'altro amante anche dei film animati, ragazzi, non potevo non fare la reaction a questo trailer che è stato pubblicato, se non erro, tipo 2 o 3 settimane fa, una roba del genere, ragazzi. E si tratta ovviamente del trailer di Oceania 2. Che premesse fare, ragazzi? Ho guardato il primo Oceania. Che domande, ho appena detto che amo i film animati, scusate, amo la Disney. Come potrei non aver guardato Oceania, ragazzi? Non so domande da fare, insomma. Fatto sta che, a parte gli scherzi, ragazzi, appunto, ho guardato Oceania, l'ho guardato anche diverse volte nel corso, insomma, di questi ultimi anni, perché è un film che mi è piaciuto veramente molto, mi piace veramente molto, fatto veramente benissimo. Devo dire che, tra l'altro, la storia è molto avvincente. Ho amato appunto la storia, ho amato ragazzi dal punto di vista visivo. Io penso che su questi film ci sia veramente ben poco da dire, quindi parlando di storia, di personaggi, di musiche, di tutto il resto, devo dire di aver amato veramente tutto di quel film. Quindi quando è stato annunciato il sequel, ragazzi, penso che tutti gli amanti del primo Oceania abbiano sorriso, perlomeno siano stati contenti, anche se ovviamente, ragazzi, poi per quanto riguarda i sequel bisogna andarci un pochettino con i piedi di piombo, perché comunque sì, tu riprendi un'idea che hai sviluppato in passato, che comunque hai visto, ha avuto ovviamente successo, ha avuto un riscontro positivo, però poi devi essere bravo a svilupparci qualcosa di nuovo sopra che sia altrettanto bello e funzionante, ok? Quindi non sempre è facile. In ogni caso, da quel che ho capito, ragazzi, la Disney sta lavorando veramente a tantissime cose in quest'ultimo periodo, veramente tantissime, fra live action, fra film animati, eccetera eccetera eccetera, cioè erano state annunciate veramente tante cose. Quindi oltre a far vedere questo trailer erano state fatte vedere anche altre cose. Ragazzi, uscirà comunque il live action su Mufasa, stanno lavorando al live action di Lilo e Stitch, stanno lavorando, se non sbaglio, al live action proprio di Oceania. Quindi se non è oddio, aspetta, non so se per quanto riguarda quest'ultimo sono stati scelti o già fatti vedere gli attori. Se non sbaglio, The Rock interpreterà Maui, però non so se erano soltanto notizie buttate lì, ragazzi, magari qualcuno di voi mi deluciderà qua sotto. Quindi, e ho sentito anche altre cose, ho visto la locandina per quanto riguarda il live action di Hercules e tante cose, ragazzi. Stanno lavorando a Frozen 3, se non erro, e adesso non ricordo altri riferimenti ad altri film animati, ma se non sbaglio ce ne sono. Quindi sta facendo veramente un botto di roba, ragazzi, un botto di roba che farebbe sbarellare un po' chiunque, effettivamente. Però speriamo, ragazzi, veramente che la Disney tiri fuori prodotti di qualità. Adesso guardiamo questo trailer perché adesso ci interessa questo, però veramente, ragazzi, ci sarebbero tante cose di cui parlare. In ogni caso, il trailer dura tipo un paio di minuti, sono veramente molto impaziente perché non ho visto nulla da quando è stato pubblicato riguardo appunto Oceania 2, quindi sono molto curiosa, proprio ci tenevo, ragazzi, a farci la reaction, per questo che non so niente, meglio così. In ogni caso, ragazzi, non perdiamo più tempo e andiamo a guardare questo trailer. No, lo stesso Remo che gli aveva autografato Maui. Hai scelto tu di venire. Sono stati 3 giorni. Dove andiamo? Prima che Maui rubasse il cuore di Tefiti, gli antenati volevano i nostri popoli tutti uniti in ogni parte dell'oceano. Oh. È mio compito, in quanto navigatore, portare a termine ciò che hanno iniziato. Vaiana, mostra ai nostri popoli fin dove arriveremo. Il richiamo degli antenati. Avvolta in una terribile tempesta, si cela un'antica isola. Approdare sulle sue sponde spezzerebbe la maledizione, riunendo di nuovo i nostri popoli. So cosa devo fare.
Maui, mi servirebbe il tuo aiuto. Sì! Sì! Che ne dite di Chihu? Distruggerò te e il tuo navigatore. Io preferivo il mostro di lava. E se invece non tornassi più? Tornerò. Te lo prometto. Sento delle persone. Non sono persone. Caca. Cacamora. No! Ragazzi, possiamo farcela! Fatevi sotto, nocidi! Ok, esce a novembre, che dire? Allora, hanno ovviamente inserito cose che erano presenti nel primo, tipo i Kakamora. Io mi chiedo da, non so ragazzi, se in qualche modo riusciranno a reinserire Tamatoa, perché era un punto abbastanza figo del primo film, per quanto comunque si vedesse molto poco. Però adesso, a prescindere da questo, non ho capito proprio fino in fondo qual è il motivo che poi spinge Vaiana, Maui e anche altri personaggi, perché non saranno da soli, appunto a partire in viaggio, a raggiungere questa isola. Non si è capito bene chi sarà l'antagonista, se ce ne sarà, cioè, uno specifico che dice fermerò te il tuo navigatore, una roba del genere. Magari è una dea, non lo so, ragazzi, che si contrappone a quello che vogliono fare. Fatto sta che appunto c'è questa tempesta, c'è un segnale degli dei, bla 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 bla, spezzare la maledizione. Ho sentito questa cosa qui, solo che non si capisce di preciso cosa faccia questa maledizione, o forse sono troppo stupida, io non l'ho capito, ragazzi. In ogni caso, a prescindere da tutto, interessante. Ovviamente sono curiosa. Hanno reinserito il maialino, che però nel primo non viaggiava assieme a loro, questa volta sì. Hanno reinserito Heihei, che era, ragazzi, un elemento comico veramente molto figo del primo film, quindi ovviamente non poteva mancare. Ho notato che incontra di nuovo anche la nonna, quindi in qualche modo sarà anche lei presente, magari giusto una comparsa, però c'è Maui, ragazzi. Sì, ovviamente non poteva mancare. E appunto ho notato ci sono anche questi altri personaggi che li accompagneranno, probabilmente per creare un pochettino più di spunti comici, o comunque per rendere il tutto un pochettino più intrigante. Magari si creeranno più situazioni, magari di difficoltà, ci si dovrà aiutare l'un l'altro, non lo so. Quindi è interessante. Sicuramente interessante, spero che sia allo stesso livello del primo, ovviamente. Non so a quanti di voi sia piaciuto effettivamente il primo, perché non ho mai sentito tanti pareri riguardo il primo Oceania, tanti pareri entusiasti più che altro, perché i film, ragazzi, della Disney degli ultimi anni non creano più tutto quell'entusiasmo che magari creavano i film della Disney di tanti anni fa. Poi magari mi sbaglio, quindi non lo so, ragazzi, ovviamente mi farete sapere qua sotto nei commenti a voi cosa ne è sembrato. Io sono contenta ovviamente che questo film esca, uscirà a novembre, quasi sicuramente gli darò un'opportunità, visto che il primo comunque ne vale la pena, ragazzi, e probabilmente andrò a guardarlo proprio al cinema. Quindi incrociamo le dita, speriamo bene. Come vi dicevo, ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti a voi cosa ne è sembrato, se vi è piaciuto il primo Oceania, se vi è piaciuto questo trailer, quali sono le vostre impressioni generali. Questa reaction termina qui, grazie a tutti, un bacione, un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao.